Flavia Marzano, ricerca e innovazione in Italia, perché secondo lei siamo a un punto così critico? Dunque, in realtà ricerca ce n'è tanta, persone sono fantastiche anche dal punto di vista delle competenze e delle tecnologie, innovatori ce ne sono tantissimi, forse non si fa squadra. Ho l'impressione che, a parte tutti i problemi che probabilmente potranno dire meglio di me persone che nel mondo della ricerca operano, però l'innovazione potrebbe essere più efficace, più funzionale se davvero riuscissimo a fare squadra tra tutti gli stakeholder, tutti i portatori di interessi, quindi sì, da un lato università di ricerca, dall'altra la pubblica amministrazione che è un'altra faccia dell'innovazione del paese e dall'altra le imprese. Spesso innovano ognuno per sé ma non fanno strategie comuni, questo manca. Oggi abbiamo un nuovo governo appena formatosi, poi siamo agli Stati Generali dell'Innovazione, dove in due giornate di lavoro si affronterà proprio il tema di che cosa mettere in agenda per il futuro del Paese. Ecco, lei in questa agenda, anche dal punto di vista di fondatrice degli Stati Generali, che cosa metterebbe? Noi intanto abbiamo individuato quattro temi, prima di tutto, che sono temi che vengono di fatto dall'agenda digitale europea, che sono creatività e merito, innovazione e sviluppo, inclusione digitale e open government. Ovviamente non sono il tutto per innovare nel paese, ma sono sicuramente dei pilastri su cui cominciare a lavorare. Oggi, o meglio, domani, quando finiremo questo convegno, inizierà un nuovo cammino che vogliamo fare insieme, che la Commissione europea ci ha sollecitato a fare insieme, proprio perché ci ha individuati come un'associazione capace di raccogliere gli stakeholder di cui c'è bisogno facciano squadra. Perché senza squadra, ripeto, non andiamo da nessuna parte, senza strategie magari condivise. Grazie per questo contributo e per queste due giornate di lavoro e in bocca al lupo. E grazie a voi davvero.